Buonasera a tutti, ci ha fatto piacere questa grandissima adesione al webinar di Roberta Sciore. Si vede che invecchiare è un problema che ci colpisce molto, o forse voi vi siete prenotati perché pensavate che Roberta ci dava delle pillole speciali per invecchiare con successo. Sicuramente questo accadrà, lei vi dirà delle cose magiche. Roberta è una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, si è formata da noi, è già codidatta e ha delle pubblicazioni e ha anche studiato presso l'Università di Padova con la professoressa De Beni la psicologia dell'invecchiamento. Ne sa tantissimo e ha fatto delle pubblicazioni, ha partecipato anche a un sacco di congressi rispetto a questo argomento. Diciamo che però Roberta è anche una che è molto curiosa, è molto interessata, è molto studiosa, per cui sa quasi di tutto. Comunque, adesso questa sera vi parlerà dell'invecchiamento, ve ne parlerà sicuramente in maniera brillante. E quindi Roberta, passo la parola a te. Grazie Clarice per la bellissima presentazione. Sono contenta di questo webinar di questa sera perché con la psicologia dell'invecchiamento, da studiosa prima e da clinica poi, è stato un po' il mio primo grande amore. Quindi sono contenta quando ho l'occasione di parlarne e di parlarne con entusiasmo. Spero quindi, insomma, di darvi degli spunti, degli interessi, magari poi, ecco, che ciascuno di voi potrà approfondire e condividere. Allora, partiamo subito con il tema della serata, che parte proprio con il chiederci che cos'è l'invecchiamento. Questo perché l'invecchiamento è dalla psicologia, ma anche in generale c'è un consenso rispetto a questo, anche rispetto alle scienze mediche o alle scienze sociali o all'economia, che si sta occupando già da diversi decenni di invecchiamento, a non vedere questo come qualcosa di statico, di strutturale, ma a vederlo proprio come un processo. Se nel passato, anche in questo la psicologia ha peccato, soprattutto negli anni 40, negli anni 50, si vedeva all'invecchiamento come qualcosa caratterizzato da un declino globale, da un declino totale, sul quale non si poteva poi far niente, dagli anni 80 in poi, soprattutto grazie al grande apporto che ci ha offerto Baltes, si inizia a vedere invece il processo di invecchiamento come un processo multidirezionale, cioè non come qualcosa di lineare, come qualcosa che poteva lasciarsi spazio soltanto, ecco, a qualcosa che rimandava alla perdita, ma come un processo caratterizzato sì da perdite, ma anche da guadagni. Nel 1980 infatti iniziano a uscire delle pubblicazioni di cui appunto Baltes è stato pioniere, proprio della Lifespan Theory. Questa teoria appunto presuppone che parla di arco di vita, cioè come se il processo di sviluppo delle capacità cognitive, emotive e sociali della persona non sia qualcosa di longilineo, qualcosa di definitorio, ma sia in realtà qualcosa che viene continuamente rinegoziato in quella che è un'equazione composta da perdite ma anche da guadagni. E questa equazione non è peculiare soltanto nei nostri bambini, negli adolescenti o nei giovani adulti, ma anche negli anziani. Tant'è che si inizia a parlare proprio di sviluppo, che è un termine che noi psicologi associamo quasi spesso soltanto ai bambini o agli adolescenti. Invece, a partire appunto da ormai quasi 40 anni fa, si inizia a parlare di psicologia dello sviluppo anche in età adulta avanzata, e quindi anche nell'invecchiamento. Questa equazione che Baltes un po' ci porta tra guadagni e perdite è riconducibile a tutta una serie di cambiamenti cognitivi, che sono un po' l'oggetto, il target poi del webinar di questa sera, ma anche ai cambiamenti emotivi e funzionali. Quando mi riferisco a funzionali significa faccio riferimento a quelle abilità che noi possiamo osservare, quindi funzionali significa il saper fare qualcosa.
e che queste abilità appunto vanno a caratterizzare tutto l'arco di vita e le possiamo appunto ritrovare poi all'interno di tutta quella serie di influenze tra variabili biologiche, tra variabili psicologiche, tra variabili sociali, ambientali ed economiche. Perché in realtà parallelamente alla psicologia dell'invecchiamento sappiamo bene come le scienze mediche si siano arricchite negli ultimi decenni di tutte quelle conoscenze legate alle malattie croniche, a come queste appunto si trovano ad essere sempre più combattute grazie agli apporti della medicina, ma anche grazie agli apporti della genetica, che ci dicono come la nostra abilità, il nostro sviluppo è molto influenzato dal DNA e da ciò che noi ereditiamo, ma anche le variabili appunto biologiche e sociali, cioè dove viviamo, in quale contesto, qual è la nostra professione, quali sono state anche le nostre condizioni di vita, dove abbiamo vissuto la nostra vita. E quindi appunto possiamo dire come quando noi da teorici della psicologia dell'invecchiamento ci occupiamo di questo processo, dobbiamo considerare l'influenza di tutte queste variabili, così come anche da un punto di vista clinico, quando nei nostri studi viene un anziano e noi psicologi dobbiamo valutarlo, dobbiamo supportarlo in qualche modo, dobbiamo sempre vedere qual è il peso di tutte queste variabili sulla condizione, sul proprio funzionamento quotidiano e sulla propria emotività. Quindi, un po' al titolo, perché abbiamo scelto invecchiare con successo? Perché molte volte gli anziani riportano proprio come, facendo ovviamente un bilancio spesso rispetto alla propria vita passata, come se il proprio invecchiamento fosse un processo appunto inesorabile di perdita, quasi anche molte volte si rimanda a un'idea di passività. Se pensiamo infatti che quando si è lavoratori e si può lavorare, si è un membro attivo della società, quando poi dopo noi andiamo in pensione o in generale ci ritiriamo, può passare anche il messaggio che si diventa un pochino passivi. In realtà tutt'altro, la psicologia dell'invecchiamento in generale, tutta quella mole di ricerca che gira attorno al tema dell'invecchiamento anche appartenente ad altre scienze, ci dice invece che oggi, contemporaneamente, ovviamente il mio discorso è molto in relazione al contesto occidentale, quindi stiamo parlando dell'Europa, stiamo parlando dei continenti del Nord America in generale, ovviamente poi in altre parti stiamo parlando del Giappone, dove si invecchia benissimo, in altre parti in altre situazioni, con contesti sociali e storici diversi, ovviamente questi discorsi risultano essere un po' più limitati in base alle contingenze di quei posti. Quindi è possibile invecchiare con successo andando a svolgere appunto ad ogni età e quindi anche da anziani un ruolo attivo. Come è possibile farlo? Cioè come si traduce questo proposito, questa propositività dell'invecchiare con successo? Sicuramente si parte anche molto dalla conoscenza, cioè com'è che io sto invecchiando, come si invecchia, come mi riesco a rendere conto se sto invecchiando bene oppure ho la presenza di qualche difficoltà. E poi è possibile invecchiare con successo andando ad implementare, a potenziare quello che è il mio potenziale personale, fatto dalle mie riserve cognitive, emotive e fisiche. Quando parliamo di riserva cognitiva facciamo riferimento proprio a tutte quelle competenze, a tutte anche quelle capacità che io ho esercitato quando il mio sistema nervoso, quando la mia salute fisica era al pieno nel corso della mia vita e che un po' ho messo da parte così come nel corso della mia vita e che quindi poi da anziano posso riprendere e posso impiegare. Inoltre è molto bene, molto importante sottolineare come invecchiare con successo non è soltanto avanzare negli anni in assenza di malattia. Noi sappiamo bene infatti come nel corso degli anni il fattore età risulta essere la maggior variabile che spesso si associa ad una situazione di patologia. Okay? Quindi esistono tutta una serie di patologie molto legate all'età ed è davvero raro che quando nei nostri studi arriva un anziano questo non soffra di qualche altra difficoltà, spesso il diabete, spesso l'ipertensione, ma possono essere anche malattie più pervasive.
Quindi invecchiare con successo non è fare lo slalom tra le malattie e sperare quasi, no? Di arrivare poi ad anziani senza avere malattie gravi, ma è quello di imparare a costruire quelle risorse di cui vi parlavo prima e provare anche in presenza di patologia ad adattarsi funzionalmente alla situazione e agli scenari appunto che in senso evolutivo si prospettano. Ok, ho visto che c'è un'alzata di mano, se siete d'accordo magari mi conservo le alzate di mano, quindi se poi dopo non mi compaiono più al termine della presentazione, ecco, vi invito a rialzare la mano e ci dedichiamo ampiamente alle domande. Quindi tornando invece alla presentazione, ringrazio per l'alzata di mano, quindi la rimando un momento successivo. Anche qui Baltes ci dice come è possibile invecchiare con successo tramite un modello, che è il modello SOC da lui proposto. Il modello SOC appunto fa riferimento a tre passaggi fondamentali, che sono quelli di selezione, ottimizzazione e compensazione. Baltes infatti ci dice come, mentre noi, quando siamo giovani o quando siamo giovani adulti, quindi al massimo delle nostre potenzialità cognitive, funzionali, possiamo scegliere di fare tutto, ok? Cioè abbiamo il massimo delle nostre competenze per fare tutto e magari anche per fare più cose contemporaneamente. Baltes dice, quando invece si diventa anziani, una prima cosa che va fatta è quella della selezione. Cioè, tra tutti gli obiettivi, tra tutte le robe che mi interessano, non posso fare tutto, proprio perché partendo dalla consapevolezza che le mie risorse sono più limitate. Dovrò andare quindi a selezionare. Dovrò selezionare degli obiettivi che mi interessano, che per me sono prioritari rispetto agli altri. Dopodiché devo andare ad ottimizzare. Ottimizzare significa andare a promuovere, aiutare, facilitare il più possibile quelle che sono le mie risorse residue, perché non è che da anziani si perde tutto, ok? E poi provo a compensare. Compensare significa vado a sviluppare delle strategie adeguate che mi compensano quelle perdite che io so che ho avuto con l'invecchiamento. In letteratura troviamo appunto l'esempio di un pianista, Rubinstein, che fino a 94 anni questo pianista suonava e suonava in maniera divina, e tutti quanti, come dire, essendo appunto un invecchiamento buono, si sono interessati a questa situazione. E Rubinstein diceva, io non faccio come quando ero giovane che suono illimitatamente tanti brani diversi, ho imparato a selezionare, quindi seleziono soltanto alcuni brani. Poi dopo che cosa faccio? Siccome questi brani, all'interno di un brano ci sono dei passaggi veloci, dei passaggi lenti, che cosa faccio? Ho ottimizzato le mie risorse di pianista, e quindi i passaggi lenti, i passaggi veloci, provo a rallentarli in modo tale che grazie a questa strategia ottimizzo la mia esecuzione e quindi poi il suono che produco a livello globale è un suono omogeneo. E quindi chi mi ascolta non ascolta i miei deficit rispetto all'essere io pianista quando ero più giovane. Ovviamente, diceva Rubinstein, non posso pensare di riuscire a suonare tutto così come facevo quando ero giovane. Però con questa strategia Rubinstein è stato appunto un pianista sicuramente molto funzionale e ha potuto conservare questa sua grande passione, oltre che questa sua professione, fino ad età davvero molto avanzata. Quindi adesso dobbiamo chiederci però come cambiano le funzioni cognitive con l'età. Ovviamente la maggior parte delle osservazioni che io farò in questa sede in oggi fa riferimento ad un invecchiamento fisiologico, cioè ad un invecchiamento non in presenza di patologie neurodegenerative come le demenze. Lì, se ci sarà l'occasione, magari dedicheremo più avanti, ecco, un altro incontro specifico appunto con l'invecchiamento patologico, in quanto in presenza di demenza, ma mi viene in mente anche di demenza da Parkinson, non solo di Alzheimer, in demenza vascolare, ovviamente le funzioni cognitive si modificano in modo differenziale. Quindi diciamo che le osservazioni che sto proponendo io questa sera fanno riferimento ad un invecchiamento appunto di tipo fisiologico, quindi in assenza di invecchiamento patologico. Quindi andiamo a vedere, perché nel passato in realtà anche
quando all'inizio vengono in prima seduta o in valutazione da me vecchietti, mi dicono: dottoressa, qua a me non funziona più niente, tutte le mie abilità sono diminuite, mi rendo conto che non funziono più come prima. Andiamo a vedere però la ricerca che cosa ci dice su come si modificano le abilità, in quanto richiamando quell'equazione tra perdite e guadagni, ci aspettiamo quindi che le funzioni cognitive non diminuiscano tutte in maniera omogenea, in maniera repentina. Tant'è che infatti, qui vi ho portato uno schema un po' riassuntivo, ma sono tantissime le ricerche che se ne occupano, ci dicono appunto come, ad esempio, il linguaggio è una di quelle abilità che in realtà non è sensibile all'invecchiamento. Tant'è che c'è appunto il linguaggio, se noi ci pensiamo, è una di quelle abilità che noi utilizziamo all'interno delle nostre relazioni sociali. E quindi è molto importante valorizzare questo. Dire cioè ai nostri anziani che in realtà il linguaggio è una cosa che tu mantieni. Anzi, se io sono un anziano che leggo, che vivo il confronto sociale, che mi interesso, la mia capacità di vocabolario, cioè il numero di parole a cui accedo, quelle competenze linguistiche, non solo non diminuiscono con l'età, ma al contrario possono essere addirittura migliorate nel corso della propria mia vita anche da anziano. In generale tutta quella che Cattell già nel 1963 faceva riferimento a essere l'intelligenza cristallizzata, proprio cioè tutte quelle informazioni che io memorizzo e che restano dentro di me e che io posso utilizzare come competenze, in realtà risultano essere poco sensibili all'invecchiamento. Purtroppo c'è tutta una serie di abilità che invece è molto sensibile all'invecchiamento fisiologico. Queste sono le abilità di ragionamento, la velocità di elaborazione, quindi la capacità di effettuare delle performance in tempi molto brevi, il decision making, ossia quella capacità di scegliere qual è la soluzione, quindi di essere tempestivi nel rispondere ad esempio a delle domande oppure nel prendere una decisione in poco tempo, e anche la nostra attenzione selettiva. L'attenzione selettiva è un'abilità che mi permette di disancorarmi rispetto a uno stimolo che in quel momento è per me rilevante, non è più per me rilevante, ed ancorarmi, quindi spostare la mia attenzione ad esempio su un nuovo stimolo. Questa capacità, questo shifting, ossia questo spostamento della mia attenzione da un target a un altro, risulta anche questo molto sensibile all'età, e quindi in realtà i nostri anziani, in maniera ovviamente poi, come dire, questi effetti sono progressivi in base alla progressione dell'età cronologica, risultano essere molto impattanti e significativi, un po' meno sensibili, ma comunque con un declino che le ricerche ci dicono essere comunque evidenziabile. Troviamo l'attenzione sostenuta, ossia l'attenzione che ci permette di stare per un tempo prolungato ad osservare, ascoltare, quindi come dire, come se gli anziani fossero un po' più sensibili nello spostare l'attenzione tra uno stimolo e un altro, piuttosto che invece stare mantenendo la propria vigilanza e la propria attenzione per un tempo prolungato. E poi è sensibile anche quella capacità di andare a processare stimoli uditivi e visivi. Qui vorrei fermarmi un minuto, proprio perché diciamo nella tabella ho riportato quella processazione ad alto livello, cioè come il mio cervello elabora stimoli uditivi e visivi. Però è importante che le informazioni arrivano alla zona, diciamo, del sistema nervoso di tipo sovraordinato che elabora queste informazioni. Perché dobbiamo ricordare bene che con l'invecchiamento accade anche una degenerazione di quelle che sono un po' le mie cellule recettive, sia della vista che dell'udito. Quindi che cosa accade? Che molte volte gli anziani non hanno una giusta compensazione a valle, che significa non hanno un occhiale adeguato rispetto alle proprie abilità, alla propria vista, oppure ad esempio non portano l'apparecchio acustico, che è uno strumento di compensazione.
Quindi anche lì la processazione è sicuramente influenzata da una degenerazione che avviene a livello nelle, come dire, nelle abilità più alte, ma molte volte parte proprio già alterato e non adeguato quello che è il, quello che è appunto la ricezione dello stimolo a valle. Quindi lì anche quando gli anziani ci vengono in valutazione, oltre a dire mi raccomando porti gli occhiali, io consiglio e suggerisco sempre un esame molto aggiornato della vista e dell'udito e un'eventuale compensazione a livello recettoriale. Ovviamente quando si parla di anziani non possiamo che dedicare tanto tempo a quella che è la memoria, perché la memoria, questo accade molto nell'invecchiamento patologico, ma anche nell'invecchiamento normale, è molto coinvolta nei processi di invecchiamento. Anche qui, mentre nel passato si pensava che gli anziani non ricordassero più niente, facessero fatica rispetto a tutto, le ricerche ci hanno mostrato come in primis noi non abbiamo un tipo di memoria, non abbiamo un'unica memoria, ma abbiamo tanti tipi di memoria. Nel passato, in termini più strutturalisti, si parlava proprio di magazzini di memoria, ora noi parliamo più di network mnestici, appunto rivolgendoci, come dire, in un'ottica un po' più processuale. In generale, comunque, abbiamo diversi tipi di memoria e queste memorie organizzano, mantengono diversi tipi di informazioni. E fortunatamente nell'invecchiamento tutti i sistemi di memoria sono coinvolti dall'età in maniera omogenea. Allora, la prima memoria è la memoria a breve termine, che è una memoria un po' a caratterizzazione passiva, ossia quel tipo di memoria che ci permette di mantenere passivamente piccole informazioni. Queste informazioni, sia da vecchietti che quando siamo più giovani, se non vengono da noi elaborate, dopo un po' vengono da noi perse. E questo magazzino è oggetto soltanto a delle lievi modificazioni. I due magazzini che invece risultano essere più compromessi nell'invecchiamento sono sicuramente la memoria di lavoro, che è una memoria fondamentale perché ci permette di mantenere un'informazione che noi riceviamo, elaborarla e elaborare soprattutto più stimoli. Questa purtroppo ha una chiara compromissione dell'invecchiamento e è una memoria molto legata a quell'attenzione divisa di cui vi parlavo prima, quell'attenzione appunto che mi permette di agganciarmi a stimoli diversi, e purtroppo queste sono abilità che mi permettono tante delle attività quotidiane, ok? E quindi noi iniziamo a vedere poi una compromissione negli anziani rispetto a questo, proprio in attività come ad esempio l'abilità di guida, oppure mi viene in mente la possibilità di fare una ricetta, proprio perché se noi pensiamo la maggior parte delle informazioni devono essere da noi elaborate ed è difficile che noi riusciamo appunto a fare un'attività che richieda una singola informazione, per la maggior parte sono sempre più informazioni. L'altra chiara compromissione l'abbiamo per la memoria episodica, che è la capacità di ricordare gli episodi. Quindi molto spesso gli anziani iniziano poi a dimenticare se una cosa l'hanno fatta, quando l'hanno fatta. La memoria di episodi significa ricordare che cosa ho fatto in un determinato luogo e con particolari persone. È diversa rispetto invece, anche qui trovate la memoria autobiografica, che ha invece soltanto delle lievi modificazioni, che ha invece quella capacità di ricordare episodi legati invece alla propria vita, quindi alla propria storia autobiografica. Questo è vero anche perché molte volte gli anziani riescono a ricordare meglio gli episodi che gli sono accaduti quando erano giovani, che è comunque molto prima rispetto a quando noi li intervistiamo o quando noi ci parliamo. Questo perché quando è avvenuta il mantenimento, l'elaborazione, il mantenimento e l'immagazzinamento di quella informazione, il loro sistema nervoso centrale, le loro capacità dinnestiche erano sicuramente più vivide, quindi avevamo più risorse, quindi quello ha permesso quell'informazione migliore quell'immagazzinamento migliore dell'informazione. Gli altri invece, la memoria semantica, anche qui troviamo una lieve modificazione, fa riferimento appunto a quella capacità di mantenere le conoscenze consolidate, qui non troppo perché c'è una perdita delle informazioni consolidate, quando avviene nell'invecchiamento una difficoltà di recupero di quelle informazioni, e quindi diciamo perché anche lì il recupero è gestito un po' dalla memoria di lavoro.
e quindi purtroppo l'informazione viene mantenuta rispetto alle conoscenze del mondo, l'abbiamo detto, le conoscenze cristallizzate si mantengono, ma la capacità di andare a recuperare quell'informazione può essere a volte appunto abbastanza compromessa, però troviamo delle vie di modificazione. Manca però la memoria prospettica, che è una memoria che richiede anche questa una chiara compromissione, e la memoria prospettica sarebbe la nostra memoria del futuro, cioè quando noi dobbiamo ricordarci di ricordare di fare qualcosa. Questo per gli anziani è davvero un compito molto difficile, tant'è che la prima cosa che io consiglio agli anziani quando li prendo in carico è sicuramente quello di gli spiego che cos'è la loro memoria prospettica, perché fanno fatica, e quindi di utilizzare dei supporti di aiuto, che all'inizio, quando io ho iniziato il mio lavoro di ricerca e poi clinico, erano soprattutto calendari e quindi agende. Devo dire che c'è una bella informatizzazione da parte dei nostri anziani, quindi molto di loro utilizzano il calendar di Google o comunque utilizzano anche dei dispositivi elettronici ed informatici. Esistono tante applicazioni proprio strutturate d'aiuto proprio per gli anziani rispetto a questo. L'ultima memoria, appunto, di cui non vi ho parlato, è la memoria procedurale. Anche questa è una memoria non sensibile. È la memoria, sono quei ricordi che noi abbiamo rispetto al saper fare qualcosa. E ovviamente qui faccio riferimento soprattutto a tutte quelle procedure che sono state automatizzate. Banalmente viene in mente l'andare in bicicletta, oppure ad esempio il guidare o la lettura. Il guidare, ad esempio, rientra in tutte quelle abilità procedurali. Il problema però del guidare è che quando io sono in mezzo alla strada e devo evitare dei pedoni o in generale avere tutta una sorta di comportamenti, non è soltanto il saper portare la macchina, ma andare ad integrare quegli stimoli nuovi che mi prospettano, e quindi lì ci sono le difficoltà legate invece alla memoria di lavoro e all'attenzione di cui parlavo prima. Proprio per dire che ciascuna di queste funzioni cognitive, partendo ecco dall'esempio della guida, non sono delle isole, ma in realtà si trovano all'interno di un sistema gerarchico, di cui soprattutto ecco l'attenzione, la memoria di lavoro, in generale la funzione e le funzioni esecutive che sono fatte tra attenzione, tra memoria di lavoro, tra decision making e ragionamento, si trovano, come dire, in una fase, in una prospettiva sovraordinata, e l'altra appunto più una prospettiva sottordinata. Però tra di loro tutte queste funzioni risultano essere altamente combinate, e in quasi tutti i compiti della quotidianità noi non troviamo mai una singola funzione cognitiva che ci occorre e ci serve in quel momento, ma sempre una combinazione tra queste. Qui vi ho riportato una ricerca molto recente del 2019 di Salthaus. Timothy Salthaus è uno dei più grandi esperti di psicologia dell'invecchiamento e ha preso un campione enorme di 5.000 persone, di cui 1.500 hanno, diciamo, questo è uno studio comparato in cui 1.500 di queste persone avevano seguito, diciamo, più somministrazioni di test in un'ottica di studio longitudinale, altre invece, la restante parte in una maniera trasversale, hanno preso parte a questo studio in cui sono stati sottoposti 13 test che indagassero 4 aree cognitive, quindi la memoria, la speed, la velocità di elaborazione, il ragionamento e poi il vocabolario. Appunto il vocabolario e le capacità appunto linguistiche legate alle conoscenze cristallizzate. Come potete chiaramente vedere da questi grafici riassuntivi, in questi studi dove sono stati presi appunto giovani ed anziani con invecchiamento sano, quindi vedete si parte da un'età cronologica di 20 fino ad arrivare a 90, sia la memoria che la velocità di elaborazione che il ragionamento decrescono in maniera molto progressiva, soprattutto la velocità di elaborazione, tanto più aumenta l'età cronologica dei partecipanti. Cosa contraria accade invece per il vocabolario, che è invece una di quelle abilità, di quelle capacità che risente dell'esperienza. E quindi che cosa contraria? Con l'età non solo si mantiene, ma altrimenti io ho la possibilità anche di arricchirla. E quindi qui poi dopo si inserisce il discorso del potenziamento, e quindi devi invecchiare assolutamente con successo.
Che cosa accade quindi? Com'è che poi a livello neuroscientifico noi anche abbiamo queste evidenze? Perché con l'invecchiamento le neuroscienze, di cui davvero c'è stata tanta ricerca negli ultimi decenni, ci mostra come a livello funzionale vi sia a livello fisiologico vi sia una diminuzione con l'età del volume e della densità, sia della materia grigia del nostro cervello che della materia bianca. E poi anche che la funzionalità dei neurotransmettitori, che sono i messaggeri comunicatori delle informazioni del nostro sistema nervoso, ovviamente smettono di essere così funzionali come quanto si è a giorni. Ovviamente questi aspetti fanno riferimento a un invecchiamento appunto di tipo sano. Ovviamente sappiamo come nell'invecchiamento invece patologico, in presenza di demenze, questi processi risultano essere ancora più acuti. Qui vi ho riportato una ricerca abbastanza recente del 2017, dove tramite un esame PET trovate appunto evidenziate appunto in arancione l'esame, la PET appunto l'evidenza con queste colorazioni, proprio quelle che risultano essere delle aree cerebrali più critiche in generale, che più sono soggette a queste diminuzioni, a queste alterazioni fisiologiche nel corso dell'invecchiamento. E da un punto di vista cognitivo sono proprio quelle aree in cui noi troviamo i network appunto per il ragionamento, per la memoria di lavoro, per l'attenzione, per la velocità di elaborazione. Quindi qui troviamo un po' la sede, il network che ci permettono poi dopo quelle funzioni cognitive che abbiamo detto, infatti poi risultano essere, quando noi andiamo a somministrare test ai nostri anziani, le più sensibili all'invecchiamento. Quindi a questo punto questo è il quadro di come le nostre abilità cognitive risultano essere decrementate dall'invecchiamento. Però è vero anche che durante il nostro corso di vita, se noi andiamo a esercitare il nostro sistema nervoso, le nostre abilità cognitive, così come facciamo quando andiamo in palestra esercitando il nostro apparato muscoloscheletrico, il nostro apparato anche cardiovascolare, eccetera, noi abbiamo la possibilità anche in età adulta avanzata, ce l'ha detto Barthes, di andare a potenziare quelle che sono queste sensibilità. Perché sappiate bene, la regola che guida le nostre abilità cognitive a tutte le età è quella del use it or lose it, ossia se li utilizzi, altrimenti quelle tue abilità verranno perse. Non sto qui a dilungarmi, però ci sono tanti studi anche di epigenetica per quanto riguarda la prima parte dell'arco di vita, quindi la psicologia dello sviluppo in generale e degli adolescenti, che ci mostrano come in realtà questi meccanismi accadano anche nei bambini e dei ragazzi molto giovani. Quindi questo che cosa ci dice? Che anche in presenza di invecchiamento, e noi lo sappiamo perché l'invecchiamento è impossibile da evitare, quindi è una parte che appartiene all'arco di vita delle persone, è possibile quindi andare a far fronte a questi mutamenti nelle funzioni cognitive grazie appunto a tutta una serie di stimoli e di attività sensomotorie cognitive che ci permettono quindi di far fronte a questi mutamenti cerebrali, grazie soprattutto a una caratteristica del nostro sistema nervoso centrale, che è la caratteristica di essere plastico. Questa plasticità, diciamo, si esplica in due modalità. Da una parte, infatti, troviamo la plasticità cerebrale, che proprio fa riferimento alla caratteristica neurofisiologica proprio del nostro cervello, di andare a compensare alcune parti, andando a quindi alcune parti che sono state lese, come abbiamo visto prima nella PET, quindi che sono lese, sono deteriorate, si sono assottigliate, andando proprio a reclutare altre parti, altri network, diremmo in termini processualisti, proprio per compensare quella che è una diminuzione di tipo funzionale. E poi abbiamo la plasticità cognitiva, ossia quella quantità di risorse che io posso andare a sollecitare, ad elicitare, grazie a tutta una serie di attività. La cornice di significato che dobbiamo ricordarci, però, facendo riferimento alla plasticità, è una teoria dello Scaffolding Theory of Aging Cognition di Park e Luther-Gorenson. Questi teorici riprendono quella che è la teoria dello scaffolding, che chi di voi si occupa di psicologia sa che è una teoria brunneriana, quindi riprende questo pezzo, diciamo, di teoria brunneriana, e fa riferimento proprio al fatto che noi dobbiamo andare a costruire una
sorta, lo scaffolding è una sorta di impalcatura, ok, attorno a queste abilità residuali dell'anziano, in modo tale da andarli a permettere il miglior potenziamento, il miglior sviluppo possibile. È normale che io non posso pensare che quell'anziano torni ad avere una memoria di lavoro così come quando aveva 30 anni, una velocità di elaborazione uguale, ma vedendo quella che era un po' quella che è la sua zona di sviluppo prossimale, cioè qual è lo sviluppo che quell'anziano può avere, se io gli creo un'impalcatura, cioè intesa come un training, dei nuovi apprendimenti, un contesto, quindi delle occasioni di sviluppo, grazie alla plasticità cognitiva potrò elicitare le sue risorse e potenziarle nel miglior modo possibile, quindi provando ad invecchiare con successo. Ovviamente i cambiamenti possibili devono essere sicuramente legati ad un contesto di apprendimento, cioè io devo esporre quell'anziano ad un contesto prolungato in cui gli propongo degli stimoli. Non deve essere qualcosa di estemporaneo che magari fa una volta e basta. Okay? Quindi è necessario un apprendimento. È necessario un apprendimento, quindi una, come dire, un'esposizione prolungata a quegli stimoli. È importante sottolineare come le ricerche sulla psicologia dell'apprendimento, sia nell'età evolutiva che comparate agli anziani, ci mostrano come mentre i giovani e i ragazzi beneficiano di più di un apprendimento ripetuto, okay? Quindi io li espongo più volte in maniera ripetuta, dopo un po' noto una modificazione a livello di abilità cognitive. Di ricerche ci mostrano invece come gli anziani sicuramente necessitano di ripetizione, quindi non di estemporaneità, ma beneficiano tanto soprattutto da un apprendimento in cui gli si insegnano delle strategie, quindi da un apprendimento strategico che ci richiama un po' quel modello SOC di Barthes di cui vi parlavo prima. Qual è il panorama degli interventi di potenziamento che noi troviamo in letteratura? Allora, sicuramente abbiamo tre punti, vi parlerò in maniera approfondita, in cui vengono proposti ai partecipanti delle attività finalizzate al potenziamento di specifiche abilità cognitive, in particolare soprattutto memoria di lavoro, memoria episodica, attenzione, attenzione prolungata, attenzione sostenuta. E questi tipi di training possono essere proposti soltanto ad anziani con invecchiamento sano o con anziani che si trovano in una sorta di zona grigia in cui non si può parlare ancora all'inizio di demenza, però, come dire, si inizia ad intravedere un declino particolare per quelle abilità e quindi rientrano nel quadro del mild cognitive impairment. Poi abbiamo invece la riabilitazione neuropsicologica, che sono degli interventi messi appunto ad hoc in base a un profilo specifico per quella persona e solitamente seguono, diciamo, come dire, non un quadro degenerativo o in generale un invecchiamento di tipo normale, ma si utilizzano quando la persona ha avuto ad esempio degli incidenti, stroke cardiovascolari, sono infatti degli interventi che noi troviamo anche per i giovani o anche alcune volte per i bambini. La finalità di questi interventi è quello di andare a compensare quella funzionalità che è stata persa a causa magari ecco, dell'aspetto un po' incipiente legato a uno di questi eventi. Ebbene, ribadire come la riabilitazione neuropsicologica, sebbene intanto se ne parli in maniera un po' anche inadeguata, non è assolutamente contestualizzabile alle demenze, perché nella riabilitazione neuropsicologica la finalità è quella di far tornare la persona a un livello anche accettabile di funzionamento rispetto a quelle abilità. Ovviamente nel quadro delle demenze, dove si parla di patologia neurodegenerativa, è assolutamente impossibile questo. Quindi quello che viene fatto nelle demenze di vario genere è andare a proporre il terzo tipo di interventi, ossia la stimolazione cognitiva, intese come interventi finalizzati a sollecitare le abilità cognitive in maniera un po' più allargata, e spesso sono interventi che possono essere fatti individualmente, ma spesso si fanno di gruppo proprio per favorire anche l'interazione sociale. L'altro è un tipo di intervento che utilizziamo anche noi nel centro clinico di studi cognitivi, appunto, che è la cognitive stimulation therapy. Ma viene in mente la ROT oppure gli interventi basati sull'approccio capacitante, ne esistono tanti. Ok.
Come si sceglie allora? Cioè, visto che l'invecchiamento è tanto eterogeneo, abbiamo detto che dobbiamo fare degli interventi ad hoc, qui vi ho abbozzato una sorta di good practice che non fa riferimento a delle linee guida specifiche, ma un po' la buona pratica che noi nei nostri studi proviamo a proporre. Allora, prima di tutto va fatto un colloquio con l'anziano ed eventualmente con la famiglia, dove va fatta una grande raccolta anamnestica di tutte le informazioni che noi pensiamo possano esserci utili. Informazioni sulla vita, sull'attività lavorativa, sul grado di studio, eventuali patologie, i farmaci, perché molti farmaci possono anche influenzare la condizione. Dopodiché viene proposta una valutazione neuropsicologica, emotiva e funzionale. Quindi valutazione neuropsicologica, quei test simili alle ricerche che vi ho presentato, dove appunto vengono riportate tutto un po' le abilità cognitive. Emotive rispetto all'eventuale presenza di disturbi emotigeni come l'ansia e la depressione, e a livello funzionale, come ad esempio le ADL o le ADL, che sono delle scale che valutano la funzionalità, cioè che cosa sa fare quell'anziano e che cosa invece ha necessità di supporto. Dopodiché viene fatta una restituzione clinica al paziente, all'anziano, eventualmente alla famiglia, dove si evidenziano eventualmente la presenza di aspetti neurodegenerativi o emotivi di difficoltà come la depressione, come l'ansia, e quindi lì in condivisione con la famiglia si sceglie quello che è il percorso preferibile. Quindi sia questo un percorso individuale, di gruppo, in base alle specificità dell'anziano, perché se noi troviamo un anziano con una patologia neurodegenerativa o in generale un profilo clinico molto sotto soglia rispetto alla normalità, è poco indicata l'andarlo ad includere in un gruppo. Stessa cosa se troviamo un livello di depressione molto grave, almeno in quel momento, forse è più indicato un supporto di tipo psicoterapeutico, in un secondo momento l'ingresso nel gruppo di potenziamento. I training cognitivi ne sono tantissimi, esistono infatti training strategici, quindi qui stiamo parlando di interventi sempre per anziani sani o con mild cognitive impairment, interventi strategici che sono quelli che prevedono l'insegnamento di particolari strategie soprattutto per la memoria, i training process based che invece intervengono su particolari abilità, soprattutto la memoria di lavoro, e si vanno quindi a proporre delle attività finalizzate proprio al potenziamento di quell'abilità, i training multifattoriali, dove ad esempio si propongono delle attività cognitive insieme ad interventi per l'ansia, ad esempio per l'autoefficacia, i training metacognitivi, cioè quelli invece focalizzati sulle metacognizioni, cioè sul quali sono le credenze che quell'anziano ha sviluppato rispetto al funzionamento della propria mente e il funzionamento della propria mente da anziano. Quindi si va a lavorare molto su questa metaconoscenza e in generale poi di solito si propongono anche degli interventi un po' di flessibilizzazione di queste credenze che risultano essere disfunzionali, perché se io penso che non vado mai bene, che la memoria ormai è totalmente persa, già facendo un po' di psicoeducazione invece io un po' come vi ho fatto a voi oggi faccio vedere come in realtà non tutto è perso e quindi come invece è possibile andare a potenziare con un uso un po' più oculato, un po' più flessibile rispetto alle proprie credenze. E poi ci sono i social e physical training che abbinano ad attività cognitive appunto l'esercizio aerobico che è mostrato essere tramite la perfusione cardiovascolare essere molto, come dire, a favorire molto poi le abilità cognitive e poi appunto interventi appunto di tipo di gruppo, quindi che, come dire, favoriscono la socializzazione e la condivisione. Un esempio di training, vi ho portato appunto un training a cui ho preso parte anche io quando appunto mi occupavo di ricerca nell'Università di Padova e questo è stato un training che abbiamo proposto a giovani anziani rispetto a un training rispetto alle tipologie che vi ho presentato, è un process based, ossia era un training rivolto al potenziamento della memoria di lavoro per questi anziani, giovani anziani, quindi parliamo di un range 65-75 anni. Avevamo fatto tre gruppi, a due di questi facevamo fare il training, l'altro era di controllo, uno faceva soltanto il training process based, all'altro invece veniva insegnata anche una tecnica, una strategia, appunto la strategia delle immagini mentali. In questa ricerca, che poi se siete curiosi potete approfondire trovandola in rete, proprio abbiamo visto come andando a potenziare
quell'abilità, la memoria di lavoro, in realtà questi poi dopo, questi anziani, non avevano soltanto potenziato la memoria di lavoro, ma anche altre abilità affini alla memoria di lavoro, molto collegate, quale ad esempio la velocità di elaborazione o il ragionamento, la memoria a breve termine. E quello che abbiamo visto è che poi a lungo termine, quindi a distanza di 6 mesi, sulla memoria di lavoro il beneficio veniva mantenuto per questi anziani e chi aveva utilizzato anche la strategia manteneva anche quegli effetti di generalizzazione rispetto ad altre abilità collegate, come vi ho detto, il ragionamento e la velocità di elaborazione. Quindi questo è un tipo di training process-based. Un altro tipo di training che voglio presentarvi è invece un training sviluppato sempre dai ricercatori dell'Università di Padova, che è la B-Cognitive Empowerment. È un training strategico metacognitivo, quindi rispetto alla tabella diciamo che abbina la parte metacognitiva all'insegnamento delle strategie. È un training del 2008 di efficacia, è un training evidence-based, quindi di cui è stata dimostrata l'efficacia, ed è un intervento di gruppo di 10 incontri a cadenza settimanale in cui vengono proposte delle attività carta e matita e delle attività di homework a casa. Si va a lavorare sulla memoria, sull'inibizione, sulla propensione al ricordo degli anziani, sull'intelligenza cristallizzata, sul benessere e sulla metacognizione. Quindi diciamo che nella prima parte di questi incontri viene fatta una sorta di psicoeducazione sugli aspetti metacognitivi. Quindi si spiega agli anziani come non tutto è perso, quindi quali sono le abilità che declinano con l'invecchiamento, quali no, eccetera. E poi nella seconda parte si vanno a insegnare invece delle strategie, come ad esempio la creazione delle immagini mentali, oppure la reiterazione o la creazione di una storia per ricordare vari elementi. Quindi questo era, diciamo, più o meno in breve il Lab Cognitive Empowerment, che adesso è stato anche ulteriormente sviluppato come Lab Cognitive avanzato di mantenimento. E quindi trovate in letteratura anche per chi è interessato quest'altra modalità appunto di intervento di gruppo. Da un punto di vista del nostro centro, appunto come centro clinico legato appunto a studi cognitivi di San Benedetto, le attività che noi proponiamo nella nostra equipe anziani, che è composta da me, dal dottor Valerio Castellucci e dalla dottoressa Lucia Epifani, svolgiamo quindi attività clinica di valutazione neuropsicologica, di interventi di potenziamento cognitivo, quindi per anziani sani o mild, stimolazione cognitiva per anziani invece con demenza, la psicoterapia, di cui poi il 10 gennaio appunto condurrò un secondo webinar sulla depressione dell'anziano, a cui appunto vi invito, e poi interventi invece di psicoeducazione e di supporto ai caregiver di anziani con patologia. Proprio in queste settimane abbiamo inoltre sviluppato un progetto dal titolo La memoria non età, scuola di potenziamento emotivo e cognitivo nei processi di invecchiamento, in cui appunto abbiamo articolato tutta una serie di attività sia di potenziamento per anziani sani, che stimolazione per anziani con patologie, ma anche delle attività più di socializzazione e di supporto ai caregiver di pazienti con demenza, partendo proprio da quelle che sono le difficoltà che queste persone appunto si trovano a vivere, soprattutto in questo contesto appunto pandemico, in cui anche quelle risorse, quei momenti di condivisione che facevano parte della loro quotidianità, soprattutto legata alle associazioni del territorio che si occupano di demenza e di invecchiamento, sono venute meno, e quindi diciamo abbiamo pensato anche di sviluppare questo progetto, cui abbiamo chiesto la collaborazione anche al Comune di San Benedetto del Tronto. Allora, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio con questa frase di Hemingway che da sempre un po' ha caratterizzato la mia passione per la psicologia dell'invecchiamento. Mi piaceva e ci tenevo a condividerla con voi. Quindi tutti perdono il fiore della gioventù, un fucile, una pelle, una persona, tutti sono migliori quando sono usati ed hanno perso la lucentezza del nuovo acquistando il valore del tempo. Tolgo la mia presentazione, ok. Arrivato qui. Grazie Roberta, c'è una domanda che io ti leggo. Ecco, interrompi condivisione. Allora, c'è una domanda. Quando si parla di anziano, si può definire meglio la fascia di età? Mm-hmm. Lab che ha... La B su che campione? Sì. Allora. Che campione, ok. Sì.
Allora, rispetto alla B, allora, dovrei rivedermi gli studi di evidenza, però se non ricordo male, mi pare che sia stato tarato su varie fasce d'età, sicuramente fino ai 75 anni, quindi sicuramente il range è abbastanza ampio. In generale la good practice, come vi dicevo prima, indipendentemente dall'età della persona, perché poi in realtà è un intervento, quindi non è un, come dire, dei test di valutazione, quello che mi piaceva anche premere rispetto poi all'intento di oggi era quello di ricordare come in realtà ciò che deve essere fatto indipendentemente dall'età anagrafica della persona è quello di andare a fare un profilo neuropsicologico. Quindi tant'è che anche nelle linee guida della B, quello che ci viene detto spesso è di andare sempre a valutare quell'anziano, perché davvero non solo l'intervento rischia poi in presenza di un profilo molto deteriorato non essere utile, non essere incisivo, non portare dei benefici, ma anche rischia di esporre quell'anziano ad una situazione di contesto molto frustrante, dove non riesce, quindi dove in realtà noi andiamo a promuovere un intervento di tipo iatrogeno. Quindi ecco, quello che mi premeva sottolineare come, indipendentemente dalla presenza di patologia conclamata, perché magari spesso gli anziani ci vengono già con una diagnosi da parte della neurologia, è importante andare a vedere anche il funzionamento psicopatologico, cioè se quell'anziano ha un livello di depressione clinicamente significativa o uno stato di ansia, anche legato magari a dei deficit cognitivi, è preferibile fargli fare prima un percorso di psicoterapia, inviarlo in una consulenza anche psichiatrica, quindi per eventuali farmaci, dopodiché rivalutarlo e se si denota un miglioramento e quindi, come dire, una situazione clinica meno compromessa, in un secondo momento inviarlo poi dopo in gruppo. Infatti c'è proprio una domanda di Miriam Pozzo che dice: se l'anziano presenta dei deliri, come comportarsi? Okay. Come hai detto tu. Sì, anche perché i deliri sicuramente rappresentano, è un sintomo psichiatrico, ok? Quindi va un attimo compreso. Esistono dei deliri che si sviluppano anche negli anziani in presenza di situazioni incipienti. Io per curiosità mi sono andata a trovare delle robe rispetto ad esempio alle fratture dei femori o alle ospedalizzazioni degli anziani, di cui ci ho fatto poi dopo un articolo per su State of Mind, quindi se qualcuno è interessato lo cerca online, proprio che vedeva come in realtà l'ospedalizzazione non solo è un fattore di rischio nello sviluppo della demenza, ma anche proprio nello sviluppo dei deliri. E quindi in alcuni ospedali avanzati addirittura ci sono delle delirium room, dove vengono portati gli anziani per ricompensare dopo l'ingresso in ospedale, perché quello in realtà è la presenza di deliri, a parte che per gli infermieri è una tragedia, per i medici occuparsi di un anziano in pieno delirio, ma poi implica tutta una sorta di rischi collaterali e di scompensi, e quindi sicuramente la presenza di deliri ci segnala qualcosa di molto significativo. Bisogna quindi ricondurli agli eventi che sono capitati e trovare il trattamento migliore. Ok, se ci sono altre domande, sì, ce ne sono tante, allora io ti lascio sola e vado a fare la presentazione della scuola. Saluto tutti, grazie. Ecco, io ti raggiungo appena chiudo, tanto penso le ultime due domande e poi dopo chiudo. Ok. Inserisco intanto il link per la presentazione della scuola per chi... Buonasera a tutti, allora buonasera. Grazie Clarice. Allora, se mi date un secondo... Allora... Allora, vi inserisco intanto a tutti, ok, il link per chi è interessato, appunto dove la dottoressa Mezzaluna vi presenterà la scuola di psicoterapia di studi cognitivi, dove anche io sono stata studente. Allora, spettatore anonimo, buonasera, per svolgere attività di training cognitivo, una volta iscritto all'albo A dell'ordine, può bastare prepararsi attraverso dei buoni manuali? Può suggerirmene cortesemente qualcuno? Ok, allora, sicuramente, allora, l'AB, e quindi che qui vi ho presentato, da parte dei ricercatori e dei clinici dell'Università degli Studi di Padova, vengono promossi dei corsi, che io anche ho fatto, e quindi che, come dire, formano rispetto alla conduzione, rispetto a questi gruppi, e assolutamente sono molto utili e proficui, perché da parte di clinici viene proprio spiegato come farlo.
In generale, se andate su Google appunto l'AB, appunto lo trovate, è un manuale appunto che viene acquistato dove ci sono tutte le spiegazioni. Ovviamente io vi rimando invece però alla, secondo me, più utile partecipazione ai corsi di tipo specifico. Come manuale di riferimento io vi propongo il manuale di psicoterapia dell'invecchiamento e della longevità, di cui gli autori li avete trovati anche nella mia presentazione di De Beni e Borrella del 2015, che assolutamente per me è un riferimento costante, oltre perché gli autori sono stati, come dire, i miei formatori, ma assolutamente perché è un manuale molto aggiornato che offre una panoramica rispetto all'invecchiamento normale con patologia, e lì trovate riferimenti anche rispetto sicuramente ai training. Ok, spero di aver risposto a spettatori anonimo. Grazie mille, grazie Elenia. Allora, Antonia chiede: potrebbe specificare le diverse fasce di età legate allo sviluppo? Ah, ok. Esempio, ok. Allora, rispetto agli anziani vi dico che fino a qualche anno fa si distingueva tra 65-75 anni di età come giovani anziani. Quindi, sì, giovani anziani, 75-85 anni, vecchi, 85 in poi, grandi vecchi, per poi si parlava di centenari. Recentissimamente, quindi mi pare 2 anni fa, l'Organizzazione Mondiale della Salute, l'OMS, ha stimato come in Occidente sia un po', come dire, date le condizioni ovviamente, prima che arrivasse tutto questo cataclisma da Covid, le condizioni sociali, economiche ed ambientali nei paesi occidentali, come dire, riportavano una qualità di vita che sicuramente un po' posticipava l'ingresso della vecchiaia, non più a 65 anni, ma un po' più avanti. Però in generale, ecco, io vi tengo comunque sempre questi riferimenti 65, 75, 75, 85 e poi, anche perché chi di voi magari ha il piacere di cercarsi qualcosa di psicologia dell'invecchiamento, quando nelle ricerche, come ad esempio nel caso del new training che vi ho fatto vedere, si fa riferimento agli anziani, come dire, le fasce di sviluppo, ecco, risultano essere queste. Spero di aver risposto alla tua domanda, Antonia, se mi mandi un feedback. Poi non so se c'è qualche altra domanda che mi sono persa. Semplice curiosità, Miriam può parlare del suo percorso di formazione? Certo, sicuramente. Allora, io mi sono laureata in psicologia clinica all'Università degli Studi di Padova. Dopodiché ho frequentato lì un master di secondo livello in psicologia dell'invecchiamento e contemporaneamente e contingentemente al master ho poi, come dire, mi sono occupata tramite l'attività del tirocinio, sia del master che del tirocinio professionalizzante, di ricerca in campo psicologico nell'invecchiamento normale, e ho fatto poi esperienze dell'invecchiamento patologico all'interno di strutture nel nord-est, quindi in Veneto. Dopodiché sono tornata in Abruzzo, nella mia regione di origine, e lì poi ho iniziato, dopo l'esame di Stato, l'esame di abilitazione e la conclusione del master, il master sempre dell'Università degli Studi di Padova, è un master di secondo livello che correntemente ancora viene quindi promosso, quindi per chi è interessato, e dopodiché invece ho iniziato il mio percorso da psicoterapeuta cognitivo-comportamentale all'interno di studi cognitivi per la sede di San Benedetto del Tronto. Mi sono specializzata lì, poi ho iniziato appunto anche lì, oltre che nei miei studi in Abruzzo, la mia attività da clinica, quindi oltre che da psicologa dell'invecchiamento e da psicodiagnosta, perché in realtà mi occupo tanto anche di psicodiagnostica, da psicoterapeuta. E poi da gennaio del 2020 sono codidatta appunto in un corso di studi cognitivi sempre per San Benedetto del Tronto. Allora, il testo, Isabella, è Psicologia dell'invecchiamento e della longevità del 2015, mi pare edito dal Mulino, e gli autori sono la professoressa Rossana De Beni e la professoressa Erika Borrella dell'Università degli Studi di Padova. Ok, vedo se c'è... Ok, deliri, ok. C'era qualche mano alzata, mi pare. Chi ha alzato la mano, se vuole scrivermi, ecco, la domanda, perché altrimenti poi
anche io devo fuggire poi dopo nella presentazione. Ok, il testo. Qua, qui c'era una domanda. Quale training di working memory viene utilizzato nella sua pubblicazione con Padova? Allora, quello era un training che viene proposto sperimentalmente, che era un training sulla memoria di lavoro di tipo verbale, basato appunto su un compito di ripetizioni di parole che venivano prima lette e poi i partecipanti dovevano ripeterla, ed era un compito di memoria verbale proprio perché contemporaneamente si chiedeva ai partecipanti di battere la mano sul tavolo. Quindi, come dire, gli stimoli a cui erano esposti erano doppi, proprio perché abbiamo detto come la memoria di lavoro lavora su poi, elabora più stimoli contemporaneamente. Ed era sul categorization sorting test, però ecco, ripeto, quello era una roba più sperimentale. Marcella Del Rico, a tutti gli esperti, è solo sperimentale? Allora, il training, quello lì sì, quello lì che diciamo io ho proposto sì, è sperimentale. In realtà era anche un training di tipo adattivo, nel senso che veniva adattata la difficoltà in base al fatto se il partecipante riusciva, era di difficoltà crescente, quindi in base a qual era l'abilità presentata dal partecipante veniva poi adattato. Quello si è puramente, penso, a meno che poi dopo sia stato sviluppato, ma penso che sia di tipo sperimentale. In generale, ecco, tutti gli interventi, adesso non ne ho parlato, ma ci sono tantissimi training anche un po' computer-based, che possono essere somministrati, che proposti, appunto, l'importante è che siano delle abilità che appunto stimolano la memoria di lavoro, quindi più stimoli contemporaneamente. Simona Zitelli ha alzato la mano. Non utilizzo webinar da un po' di tempo, quindi spettatori. Ok, Simona, vuoi scrivermi la domanda? Grazie mille. Vediamo un attimo. Scusi, dottoressa. Potrebbe ripetere il nome del manuale? No, ma questo ve l'ho detto. Simona. Scusa, ho sbagliato ad alzare la mano. Ok, Simona. Perfetto. Se ci sono altre domande, altrimenti io ecco vi saluto, ringraziandovi per... spero, Marcella, di averti risposto. Ok. Aspetto un minuto se ci sono altre domande. Grazie Chiara, che mi saluta. Chiara Ridolfi, che è una mia ex collega del master di cui vi dicevo precedentemente, con cui siamo state colleghe durante quell'anno, ormai nel 2014, giusto Chiara, ricordo bene, un bellissimo anno, una bellissima classe di master, quindi grazie per essere stata con me questa sera. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, spero ecco di avervi interessato, di avervi dato degli spunti, ok? Quindi sia da un punto di vista, come dire, di buoni consiglieri, perché tutti abbiamo degli anziani a casa, magari anche su come noi un pochino progettarci, poi dopo il nostro diventare anziani. Vi rimando appunto alla presentazione della scuola di psicoterapia nel link che vi ho messo in chat della responsabile di te, della dottoressa Mezzaluna, e per chi vorrà appunto ci sarà un secondo appuntamento invece, che oggi vi ho un po' accennato, legato alla depressione nell'anziano, in generale alla psicoterapia, quindi un altro tipo di intervento con gli anziani, che terremo il 10 di gennaio, di cui troverete appunto tutte le diverse pubblicità e la possibilità più avanti sicuramente di iscriversi. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e vi auguro ecco un buon invecchiamento. Arrivederci, buona serata a tutti.